Ragazze, eccomi qui con un nuovo video shopping e sì, ho rifatto shopping e oggi vorrei farvi vedere un po' di cose che ho preso ultimamente per l'estate, per la primavera e per questa ondata di caldo inaspettata. Da H&M ho preso questa gonna, questa la puntavo da un po', praticamente ve la faccio vedere, è così, è stretta in vita, è elasticizzata. È in finta pelle, ha dietro questa cernierina e poi si apre praticamente a ruota, vedete? L'unica cosa è che si apre tantissimo, cioè rimane molto, molto così. Pensavo fosse tipo, sì, che si aprisse ma non tantissimo, invece si apre molto. Comunque, vabbè, è bella, mi piace molto come è indossata. Penso di aver detto molto, 250 volte, comunque, vabbè. Ok, mi piace. E una cosa molto carina è il contrasto, perché praticamente dentro, vedete, è bianca, quindi mi piace il fatto che abbia il colore a contrasto all'interno. E niente, il nero non è da me, sapete che difficilmente mi vesto di nero, penso di vestirmi tipo total black due volte all'anno, forse tre, una cosa del genere, però mi ha colpito, mi è piaciuta molto, poi secondo me insomma può essere, posso sdrammatizzarla anche se è nera, magari abbinandola ad altri colori. Ultimamente la sto abbinando tantissimo con due camicette che adesso vedrete, che sono bianche con i profilini neri e secondo me l'insieme è bellissimo, è molto molto chic, mi piacerebbe anche farvi un outfit, anzi fatemi sapere se vi possono interessare un po' di outfit primaverili, un po' di outfit estivi. Poi sempre da H&M ho preso questo vestito e questo secondo me è bellissimo, tra l'altro ho un ciuffo ribelle, scusate, aspettate che lo sistemo, ok. E niente, questo qua tra l'altro l'ho visto in fantasie differenti, cioè ho visto lo stesso modello in altre fantasie, quindi se vi piace il modello lo trovate anche in altre fantasie, anche in altri colori, ed è fatto così, è questo bel azzurrino Tiffany e poi ha sopra tutti questi fiorellini e secondo me è molto molto bello, è molto leggero. Ecco, questo secondo me è proprio estivo, un tessuto leggerissimo praticamente. Poi da Zara ho preso queste due camicette, come vi dicevo prima, che sono bianche con i profilini neri. Questa è veramente bellissima, secondo me. Ha la manichina corta ed è fatta così, scusate se è stropicciatissima. E niente, una semplicissima, un semplicissimo toppettino, una semplicissima camicetta bianca con i profilini neri. Mi piace perché è molto semplice, la posso abbinare praticamente con tutto. È molto versatile, può essere, cioè può diventare più casual oppure anche un pochino più elegante. È molto leggera, perfetta per praticamente tutto l'anno, perché queste camicettine così io le metto tutto l'anno, cioè 365 giorni all'anno, tranne quando nevica, giusto, però per il resto praticamente le metto sempre. L'altra è fatta così, anche questa qui è bianca e nera, questa qui invece è senza maniche, non ha più i profilini di nero, soltanto il laccino, e anche qui potete fare, vedete, il fiocchetto oppure soltanto il nodino, ed è fatta così. Questa qua è stropicciatissima davvero, praticamente qui dietro ha una cucitura e rimane molto larga dietro. Comunque niente, sono tutte e due secondo me molto carine, molto chic, mi piacciono veramente tantissimo. Poi vorrei farvi vedere anche le cose che ho ricevuto da Sheinside e di solito non inserisco nei video shopping le cose che ricevo, però in tantissime me l'avete chiesto e quindi ho deciso di farvele vedere. Tante me l'avete chiesto anche per parlarvi un po' delle taglie e è sempre difficile regolarsi un po' con le taglie, con i materiali, con la vestibilità quando si compra qualcosa online e non lo si può provare. Il mio consiglio è quello di non guardare le taglie, quindi non guardate S, M, L, ma guardate i centimetri. E affidatevi più a quelli, anche se a volte anche quelli lì sbagliano di un po', comunque è sempre meglio guardare i centimetri. La prima cosa che vorrei farvi vedere è questo toppettino, questo è veramente molto molto carino, è tipo organza, una cosa del genere, ed è di questo bel rosso, ed è fatto così, vediamo se riesco a farvelo vedere. Qua in fondo ha questo decoro e mi piace molto, è molto leggero, impalpabile, carinissimo secondo me per l'estate. È fatto così, questo rimane un pochino più largo e poi niente, il fondo ve l'ho già fatto vedere. Questo mi piace molto, non c'è scritto nessuna taglia, quindi non ricordo che taglia ho preso di questo, mi sembra fosse taglia unica, una cosa del genere. E ecco, alcuni vestiti sono taglia unica, ma anche lì quando leggete taglia unica ci sono comunque centimetri, quindi potete regolarvi anche con anche con quelli, a volte sbaglio anch'io, ve lo dico, quindi immagino che non sia facilissimo. Il secondo top, questo mi è piaciuto un po' di meno, devo essere sincera, questo l'avevo visto da Zara o da H&M, l'anno scorso, un po' di tempo fa comunque, bianco con questa fantasia qui, non so se vi ricordate, se magari l'avete visto anche voi, e ne ho uno praticamente identico,
che è fatto così perché è sempre smanicato, cade largo, poi ha queste due balze e quello lì è bianco e invece è in un tessuto bellissimo, mi sembra fosse sempre di SheInside, se non sbaglio è sempre di SheInside, e quello mi è piaciuto molto. Questo qui è all'interno, non so come farvelo vedere, allora praticamente è fatto di due tessuti differenti, il primo è il tulle, che c'è fuori, secondo me è molto carino, quello all'interno invece è un po' più sintetico, è... Ciao, qui non ci sono neanche scritti i materiali. Comunque è un pochino più sintetico, quindi sinceramente tra questo top e questo mi è piaciuto molto di più questo e personalmente vi consiglio questo. Ecco, questo comunque è molto carino, lo indosserò sicuramente perché mi piace la fantasia, è simpatico insomma per l'estate, però tra i due preferisco quello, ecco. Poi, un'altra cosa che vorrei farvi vedere è questo, aiuto, come si chiama, questo tipo... copri spalle, non mi ricordo più come si chiama questa cosa qui, vabbè, aiuto. Comunque ve lo faccio vedere, va molto di moda, li ho visti tantissimo l'anno scorso, però quest'anno li ho visti praticamente ovunque, quindi secondo me è tipo una moda che è proprio esplosa quest'anno, e sono tutti questi, non so come si chiamano, questi copri spalle che hanno praticamente le frange in fondo, e questo è coloratissimo, ve lo faccio vedere, è una fantasia bellissima, sempre anche qui con il Tiffany, c'è il rosso, c'è il verde, c'è il rosa, insomma tutti questi colori che sono i miei colori preferiti, e vedete è fatto così, rimane largo sul davanti e poi in fondo, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok, in fondo ha tutte queste frange. Ne ho già un altro che ha una fantasia completamente diversa, cioè identico, ha sempre le frange in fondo ma la fantasia è molto molto diversa e mi piace, l'ho utilizzato veramente tantissimo l'estate scorsa, sia magari al mare per il giorno sopra il costume che anche la sera sopra un toppettino, sopra un paio di pantaloni, sapete, per quando magari ci sono quelle sere in cui fa un po' più freschino, c'è un pochino più di vento, sono veramente secondo me carinissimi. Poi vorrei farvi vedere un altro vestito color Tiffany ed è questo qui che ha sempre questa stampa floreale, questo è un po' shankerato, segue un pochino le forme del corpo, ve lo faccio vedere, non rimane aderentissimo, quindi probabilmente ho sbagliato la taglia, ho preso una taglia un pochino più larga, il problema è che provandolo praticamente rimane un po' larghino ma neanche tanto di corpo, quindi può già andare bene, magari posso aggiungere una cinturina, ma la lunghezza è un po' cortino, quindi rimane un po' al pelo, quindi se avessi preso una taglia in meno sicuramente sarebbe stato veramente troppo corto, già così è molto corto, lo faccio vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete non è proprio lunghissimo, non so se rende in videocamera, comunque è un po' cortino e questa è un'altra problematica di questi siti, se magari siete molto molto alte vi consiglio di stare molto attente con le taglie dei vestiti e in generale con i vestiti perché tendono ad essere piuttosto corti, quindi se siete magari piccoline non avrete problemi, se siete un po' più alte invece sì. Già io che comunque ho un'altezza media vedo che con alcuni vestiti veramente non ci sono troppo troppo corti, quindi non posso indossarli e niente, quindi questo è color Tiffany. Poi l'ultimo vestito che vorrei farvi vedere è questo qui che indosso, che è questo pesca rosa cipria, sì, un rosa pescato, ecco, e mi piace perché questa fantasia che ho visto praticamente ovunque, penso che l'abbia fatta uno stilista, non ricordo che stilista al momento, anzi se voi lo sapete fatemelo sapere perché non mi viene in mente, e niente, ha fatto questa fantasia che poi ho visto proposta praticamente ovunque, anche questo qui si stringe in vita e questo qua poi cade a palloncino, questo è molto molto ampio, rimane bello bello aperto e mi piace, lo trovo carino e molto simpatico per l'estate. Niente, io spero di essere stata utile in questo video, vi sia piaciuto, vi sia stato utile, spero di avervi dato qualche piccolo spunto, fatemi sapere se magari avete visto in giro qualcosa di carino, se c'è qualcosa che mi consigliate con un commento qui sotto, come sempre sapete che sono curiosissima di leggere i vostri commenti e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!